Eccoci al nostro appuntamento con Telebelluna Agenda. Vediamo le proposte per sabato 27 luglio. Cominciamo parlando dell'iniziativa dell'Open Day dedicato al corso triennale in Scienza della Mediazione Linguistica che viene proposto dal Centro Consorzi con il Polo di Feltre e il patrocinio della città di Feltre. Questo Open Day avrà luogo sabato 27 luglio alle 10:30 al campus universitario di via Borgo Ruga a Feltre e in questa occasione saranno illustrati tre indirizzi di questo corso triennale, ossia l'indirizzo criminologico, l'indirizzo turismo e sviluppo locale e infine quello agroalimentare e sostenibilità ambientale. Per ogni maggiore informazione vi invito comunque a contattare, visitare il sito di riferimento altaformazione@centroconsorzi.it. Andiamo avanti con un'altra iniziativa, un'altra manifestazione. Continua nella giornata di sabato 27 luglio, a partire già dal pomeriggio, la edizione 2019 della Festa dei Carmini a Sorriva di Sovramonte, una tradizionale festa paesana che si tiene agli impianti sportivi San Giorgio di Sorriva di Sovramonte. A proporla è l'associazione Ella Casella de Sorriva, la Proloco ed il Calcio di Sovramonte. Ricco è il calendario di questo evento anche per la giornata di sabato 27 luglio. Come anticipato, la manifestazione prenderà avvio dal pomeriggio con giochi per bambini e ragazzi ed il torneo di calcio dei Carmini, per poi proseguire in serata alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico con zuppa di pesce, paella, seppien umido e sangria a volontà, per poi proseguire in serata con l'intrattenimento musicale a partire dalle 20. 21:30. Si concluderà la festa poi domenica 28 luglio con anche la messa solenne processione con la Madonna dei Carmini. E ora andiamo avanti con un'altra proposta, dalla Festa dei Carmini ci spostiamo invece ad un'altra festa, ossia quella che si tiene a Gronna di Sospirolo e che prende il via proprio sabato 27 luglio, ossia la Festa Campestre al Pra della Melia, tradizionale appuntamento estivo con la rinomata cucina della Proloco Monti del Sole, ma anche animazione, giochi per bambini, sport, cultura e tanta musica. Ad aprire queste serate danzanti per questa edizione 2019 della Festa Campestre dal Pra della Melia è stata chiamata l'orchestra più amata dai ballerini bellunesi, ossia la Sorriso, che si presenterà al pubblico proprio per questa occasione, inaugurando anche quella che è la nuova pista da ballo proposta appunto dalla Proloco Monti del Sole. La festa continua poi domenica e nel fine settimana successivo e da lunedì a giovedì serate all'insegna della cultura e dell'avventura, nonché dell'intrattenimento vario. Per ogni maggiore informazione, anche in questo caso sul programma, vi invito a rivolgervi al sito www.sospirolo.net per avere così tutti i riferimenti del caso. Anche per oggi è tutto, arrivederci!